Buonasera a tutti, io ringrazio naturalmente il professor Bonfatti per avermi chiamato, ma anche per avermi affidato questo tema al quale hanno fatto riferimento fin da questa mattinata molti dei relatori che mi hanno preceduto e anche il dottor Varotti. Questo è un tema terribile, vorrei dire, perché è uno di quelli sui quali occorrerebbe organizzare un convegno, e quindi è ovvio che nello spazio piuttosto ristretto, spero, per captare la vostra attenzione. Un tema, uno spazio così non si può certamente sviluppare se non per linee generali. Certo, forse il professor Bonfatti pretende un po' troppo da me che dia delle risposte definitive e soddisfacenti su tutti i problemi, e magari anche soltanto su qualcuno o soltanto su... Anche questo però si spegne, quindi evidentemente il contratto di leasing, ecco, vedremo se ci sarà il tempo, magari in sede di tavola rotonda, non so se resterò qui a partecipare o se invece mi metterete lì ad ascoltare. allora forse fino a domattina dovremmo restare qua. Oggetto del mio intervento è fondamentalmente l'interpretazione del terzo, del quarto, del quinto comma dell'articolo 186 bis e naturalmente anche dell'articolo 169 bis che all'inizio del terzo comma dell'articolo 186 bis viene appunto richiamato. Si dice infatti la norma incomincia così, fermo quanto previsto nell'articolo 169 bis, quindi bisognerà cercare di coordinare innanzitutto queste due norme. La prima parte del terzo comma dell'articolo 186 bis enuncia due principi di carattere generale. La seconda parte del terzo comma, il quarto e il quinto comma dell'articolo 186 bis, contengono invece regole specifiche per i contratti stipulati o direi stipulandi con pubbliche amministrazioni. La prima parte del terzo comma, dicevo, enuncia due principi di applicazione comune. Il primo è che i contratti in corso di esecuzione non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Il secondo è quello per il quale sono inefficaci eventuali patti contrari. E qui analogamente, devo dire, alla disposizione dell'articolo del sesto comma dell'articolo 72 per il fallimento, secondo il quale appunto sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la... Adesso non si accende neanche. I contratti in corso di esecuzione non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Però vorrei aggiungere qualcosa. Vorrei aggiungere che a favore del contraente in bonis restano gli ordinari strumenti di autotutela privata. Da nessuna parte è scritto che il contraente in bonis non possa più, per esempio, sollevare l'eccezione di inadempimento o non possa più sospendere la prestazione per il mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente o che non possa più esercitare il recesso se è previsto il recesso. Si potrebbe anche aggiungere la decadenza dal beneficio del termine, qui mi sembra che stamattina abbia fatto riferimento il dottor Iachia, ma lì poi tutto sommato c'è l'articolo 55 della legge fallimentare richiamato dall'articolo 169, quindi il problema, come dire, è di più ampia proporzione. A ben vedere, la prima norma sulla non risolvibilità o risolubilità dei contratti in corso non fa altro che riaffermare la regola generale della continuazione dei contratti. Appunto, non si risolvono, regola generale che è indirettamente contenuta
nell'articolo 169 bis che non viene derogato, appunto, fermo quanto previsto nell'articolo 169 bis. Cosicché ben potrebbe il debitore concordatario, il contraente concordatario, anche in caso di continuità aziendale, chiederne la sospensione o lo scioglimento con l'autorizzazione del tribunale o del giudice delegato. In entrambe le disposizioni, il 186 bis e il 169 bis, si fa riferimento ai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso, così dice l'articolo 169 bis, o alla data del deposito del ricorso, così dice l'articolo 186 bis. Il ricorso qual è? Il ricorso è quello contenente la domanda di concordato, così come si esprime anche il sesto comma, dell'articolo 161. E da qui si possono già trarre, a mio avviso, due conclusioni. La prima è che l'area interessata dalle due norme è in fondo, da queste norme, è in fondo la stessa. La seconda che non c'è motivo di considerarle inapplicabili alla domanda di concordato preventivo con riserva, e su questo però ritornerò fra un momento perché è un problema molto delicato che è stato risolto in vario modo anche in sede dottrinale. Ora, il rinvio all'articolo 169 bis comporta subito la necessità di chiarire l'ambito e il significato della disciplina qui contenuta, incominciando dalla nozione stessa di contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Dobbiamo cioè domandarci se, come ritiene l'opinione prevalente che si sta affermando, se sia questa nozione di contratti in corso di esecuzione sia equivalente alla nozione di rapporti giuridici preesistenti che troviamo nell'articolo 72 della disciplina del fallimento. Perché se è così, e anche a mio avviso è così, questa disciplina riguarda innanzitutto i contratti a prestazioni corrispettive ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti. Contratti a prestazioni corrispettive. Dunque, non è possibile includere in questo ambito i rapporti eseguiti prima, interamente eseguiti prima da una parte o dall'altra, perché questi rapporti, una volta eseguiti, darebbero luogo o a un credito del debitore concordatario o a un credito concorsuale del contraente in bonis, un credito del contraente in bonis concorsuale, ma su questo anche tornerò fra un momento, e vanno ritenuti pure estranei a questo ambito i rapporti che siano già risolti o comunque sciolti prima dell'apertura, prima del deposito del ricorso, per qualsiasi motivo, che si tratti di risoluzione consensuale o di clausola risolutiva espressa o di recesso che sia stato legittimamente esercitato, o anche di domanda giudiziale di risoluzione. Aggiungerei anche questa ipotesi per, come dire, una uguaglianza di disciplina con quanto prevede per il fallimento il quinto comma dell'articolo 72, cioè l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva nei casi previsti l'efficacia della trascrizione della domanda. Questa soluzione deriva da un lungo dibattito che c'era stato, per la verità, in passato, con una conflittualità notevole fra dottrina e giurisprudenza. Conflittualità poi risolta nel senso più favorevole, appunto, al contraente in bonis, che a questo punto può portare avanti la sua domanda di risoluzione in relazione al principio che, avendo già acquisito, come dire, una sorta di diritto alla decisione prima prenotato, si parla infatti di prenotazione, quindi deve poterlo fare anche dopo la presentazione della domanda di risoluzione, e che naturalmente a volte può indurre i contraenti in bonis ad affrettarsi
ad esercitare la domanda di risoluzione prima che naturalmente la controparte contrattuale già inadempiente diciamo tenti di accedere ad una procedura concorsuale. Con questo principio io credo, proprio per le motivazioni che ho ricordato prima, credo che debba applicarsi non solo nel fallimento ma anche nel concordato preventivo. Poi vi è la necessità di verificare che l'atto dal quale il rapporto ha avuto origine sia opponibile alla massa a norma dell'articolo 45, perché anche l'articolo 45 è stato richiamato dall'articolo 169, cioè prima dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese, che il cancelliere dovrebbe eseguire entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, iscrizione dalla quale decorrono gli effetti del concordato per i creditori, articolo 168, e dunque più in generale anche quelli nei confronti dei terzi, dicevo, prima dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese siano state compiute le formalità previste dalla legge per l'opponibilità del contratto pendente ai terzi. Poi si può discutere naturalmente se questo richiamo sia stato opportuno o non sia stato opportuno, questa è una scelta di politica del diritto, ma però è sicuramente una scelta fatta dal legislatore, vorrei dire nel senso di una equiparazione, se vogliamo dire così, degli effetti del concordato preventivo agli effetti del fallimento, che a loro volta, come si enuncia con riferimento all'articolo 45, richiama gli effetti del pignoramento. Ora questo rinvio dal concordato preventivo al fallimento, dal fallimento al pignoramento, fa ipotizzare che in effetti dal momento, in questo caso della presentazione della domanda nel registro delle imprese, tutto il patrimonio del debitore sia già da quel momento destinato al soddisfacimento dei creditori, ma io direi anche destinato al soddisfacimento dei creditori attraverso la realizzazione di un piano che dovrà avere appunto attuazione fattibile e che dovrà ristrutturare necessariamente il debito. Ma questo non toglie l'efficacia che ha questo richiamo a fini proprio sistematici per comprendere quale tipo di vincolo comunque da quel momento in poi si imprime sul patrimonio del debitore. E questo serve anche, è utilizzabile questa constatazione, questa conclusione, è utilizzabile anche per dare una soluzione a tanti altri problemi che riguardano il concordato. L'unica variante tra l'articolo 186 bis e l'articolo 169 bis sembra ravvisabile nel secondo dei due principi di applicazione generale. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Ma ci si potrebbe però legittimamente domandare perché mai quest'ultima precisazione debba valere per il concordato in continuità e non in ogni caso di concordato preventivo, anche meramente liquidatorio, nel quale comunque la sopravvivenza del contratto è pur sempre la regola, tanto più che nel fallimento, che è la procedura liquidatoria per eccellenza, quella inefficacia vale sempre senza distinzioni e quindi anche nell'ipotesi di esercizio provvisorio dell'impresa. Giustamente è stato osservato in un recentissimo lavoro pubblicato, pochi giorni fa, che se la regola della inefficacia delle clausole di scioglimento automatico non operasse in caso di presentazione di una domanda con riserva, ma operasse solo in caso di presentazione di una domanda ordinaria, ne deriverebbe in modo incongruo che quei contratti in corso, e anche se si tratta di contratti pubblici, si scioglierebbero istantaneamente al momento della presentazione della domanda, nonostante la prosecuzione effettiva dell'attività aziendale e senza poi alcuna possibilità di reviviscenza in un secondo momento. Questo è un argomento in più, vorrei dire, per supportare la conclusione relativa all'applicabilità di ciò che stiamo raccontando anche nel caso del concordato, della domanda di concordato con riserva e non soltanto nel caso della domanda ordinaria, io la chiamerei così, qualcuno la chiama piena, ordinario. Così come il concordato con riserva, qualcuno lo chiama concordato in bianco, espressione secondo me è bruttissima e non significativa, perché la legge non parla di concordato in bianco,
La legge parla di concordato con riserva, riservandosi, dice la norma, eccetera. Quindi concordato con riserva, perché in bianco? In bianco sembra, come dire, come se fosse spazzatura, cioè butto lì un pezzo di carta, vuoto, eccetera. Ecco. No, ma non è detto però che sia sempre così, perché molte volte già in quella domanda di concordato il debitore dà al tribunale tutta una serie di indicazioni. Quanto alla seconda parte del terzo comma, al quarto e al quinto comma dell'articolo 186 bis, poi, e quindi deroga alla disposizione dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, l'ammissione al concordato non impedisce la continuazione di contratti pubblici anche da parte di società cessionaria o conferitaria di azienda o di rami di azienda cui, diciamo, i contratti a condizione che un professionista indipendente ne abbia attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, anche qui alla condizione precedente e subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di altro operatore qualificato o nel caso di associazione temporanea di imprese di un operatore facente parte di un raggruppamento, il quale si impegni a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata in caso di necessità, per esempio fallimento o incapacità di dare regolare esecuzione all'appalto, e questa è la cosiddetta procedura di avvalimento. Ed inoltre l'impresa in concordato può concorrere a procedure di assegnazione di contratti pubblici anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano soggettate a una procedura concorsuale. Qui mi sono limitato, devo dire, solo a leggere le norme che sono contenute in questa parte dell'articolo 186 bis. Però vorrei, come dire, portare la vostra attenzione su quel riferimento, su quella condizione che vale sia per la continuazione dei contratti pubblici sia per la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, cioè condizione consistente nel fatto che un professionista indipendente deve averne attestata la conformità al piano. Allora, se un professionista indipendente deve attestare la conformità al piano di quel contratto pubblico, occorre che un piano prima sia presentato, perché se un piano non è ancora presentato, chiaramente non è possibile attestare la conformità a ciò che il debitore intende fare. Ma allora come si giustifica la regola della continuazione del contratto pubblico con il fatto che prima il piano deve essere presentato? Perché se prima il piano deve essere presentato, allora la continuazione potrebbe aversi semplicemente nel caso di concordato, diciamo così, domanda di concordato ordinaria. Però è anche possibile invece un'altra interpretazione, cioè è possibile che fino a quel momento, cioè fino a che non è depositato il piano e non è attestata la conformità al piano del contratto pubblico, il rapporto resti in stato di sospensione, e questa mi sembra la soluzione più ragionevole anche in relazione a ciò che però che dirò fra un momento su quel problema specifico. Domanda ordinaria sì e domanda con riserva no? Ecco, questo dovremmo affrontare. Però capisco che problemi ci possono essere, per esempio nel caso di una fornitura ad una pubblica amministrazione di energia, come le forniture di energia, che non può essere sospesa. Ora, io credo che quattro interrogativi fra loro connessi siano di particolare importanza nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Primo, se il debitore sia obbligato a esercitare la facoltà di scioglimento o di sospensione esclusivamente nel ricorso introduttivo o se possa farlo anche dopo il decreto di ammissione rivolgendosi al giudice delegato.
Secondo, se il riferimento al ricorso di cui all'articolo 161, che è contenuto nell'articolo 169 bis, riguardi solo la domanda ordinaria di concordato o anche quella con riserva. Terzo, se in questo ultimo caso, come e quando e in base a quali criteri il Tribunale possa valutare la richiesta del debitore, o se il debitore debba limitarsi ad autorizzare, o se il Tribunale debba limitarsi ad autorizzare la sospensione ma non lo scioglimento del contratto. E quarto, se le facoltà di sospensione o di scioglimento, di richiesta di sospensione o di scioglimento siano alternative o eventualmente cumulabili, nel senso il debitore prima chiede la sospensione e poi al termine della sospensione chiede lo scioglimento. Ora, questi problemi hanno dato luogo a un variegato spettro di opinioni, sia in dottrina che in giurisprudenza, e io dubito di poter qui dare qualche indicazione utile. A mio avviso, quella più radicale, che è stata espressa anche recentemente da alcuni autori, ritiene che le istanze di scioglimento, ma anche di sospensione, possano essere formulate solo con il ricorso introduttivo e solo se la domanda è quella ordinaria. Ebbene, questa opinione più radicale, a mio avviso, non è né condivisibile né razionale. Credo di aver introdotto un argomento per la prossima, per la tavola rotonda che mi seguirà. Una tesi, secondo me, non condivisibile, perché, e questo è stato osservato da molti per la verità, il generico e unitario riferimento al ricorso di cui all'articolo 161, contenuto nell'articolo 169 bis, non consente di escludere dall'ambito dell'esercizio delle facoltà previste a favore del contraente concordatario dall'articolo 169 la presentazione di una domanda con riserva, anche se per questa è naturalmente opportuno di tener conto di alcune precondizioni a cui adesso pure arriverò. Ma la tesi non è neppure razionale, e non è razionale almeno per due motivi. In primo luogo, perché in mancanza di una tempestiva richiesta da parte del debitore, nel senso della sospensione o dello scioglimento, in relazione alle scadenze contrattuali delle contrapposte obbligazioni, delle contrapposte prestazioni, la prosecuzione dell'esecuzione del contratto, unitamente alla prededucibilità del credito del contraente in bonis, finirebbe per aggravare ulteriormente il passivo dell'impresa e, in alcuni casi, potrebbe persino finire per trasformare crediti concorsuali pregressi in crediti verso la massa, riducendo le aspettative di soddisfacimento dei creditori concorsuali ed eventualmente la stessa realizzabilità del progetto che il debitore aveva in animo di proporre ai creditori, appunto per salvare l'impresa. E qui per la verità si innesta un tema che è stato già oggetto di alcuni interventi, compresi anche i dubbi espressi dal professor Bonfatti, per ciò che riguarda i contratti di durata, come ad esempio i contratti ad esecuzione continuata o periodica, per le consegne già avvenute o i servizi già erogati dal contraente in bonis prima dell'apertura del concorso, diciamo così, cioè prima della presentazione della domanda di concordato, perché in realtà l'apertura è un credito concorsuale o è un credito prededucibile. Ora, devo dire che anch'io ho avuto qualche dubbio sulla possibilità di applicare il principio enunciato nell'articolo 74 della legge fallimentare, che è la norma che disciplina la sorte dei contratti ad esecuzione continuata o periodica.
Vi si dice infatti che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati. Però forse più pertinente ancora è il, nel nostro caso, visto che parliamo di concordato preventivo con continuità aziendale, è il settimo comma dell'articolo 104, cioè la norma che disciplina l'esercizio provvisorio dell'impresa. Perché in fondo questa norma enuncia un principio che è molto simile a quello che è enunciato per il concordato preventivo dall'articolo 169 bis e dall'articolo 186 bis, cioè durante l'esercizio provvisorio, qui in fondo siamo qualcosa di simile, cioè continuità aziendale, esercizio provvisorio, i contratti pendenti proseguono salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. Io vedo una certa consonanza fra queste due norme, solo che nel caso del fallimento è il curatore, è solo lui sostanzialmente che decide, poi si discute se si applichi l'articolo 72 quantomeno nel senso della necessità dell'autorizzazione del comitato dei creditori oppure no, se possa farlo anche senza l'autorizzazione del comitato dei creditori, ma certamente è lui che può sospendere l'esecuzione o sciogliere il rapporto, mentre nel caso del che prende questa decisione salva l'autorizzazione del tribunale, in questo caso del tribunale. Ora, come la giurisprudenza ha risolto questo problema del passaggio a prededucibili di crediti che sarebbero essenzialmente concorsuali? Io ero convinto che la norma dell'articolo 74 enunciasse un principio che dovesse valere anche nel caso dell'esercizio provvisorio dell'impresa, cioè del settimo comma dell'articolo 104, e cioè che comunque o venisse dalla legge la prosecuzione, ex lege, o venisse per una manifestazione di volontà specifica espressa del curatore fallimentare, comunque la conseguenza fosse quella dell'articolo 74, cioè che quei crediti venissero trasformati da concorsuali in prededucibili. Ma su questo punto è poi intervenuta la Corte di Cassazione con una sentenza abbastanza recente, la sentenza 19 marzo 2012 numero 4303, la quale ha invece distinto fra ciò che accade in applicazione dell'articolo 104 e ciò che accade in applicazione dell'articolo 74. Che cosa ha detto la Cassazione? La Cassazione ha detto semplicemente: se il contratto prosegue per legge, i crediti anteriori restano concorsuali. Se invece è il curatore che manifesta la volontà di subentrare nel contratto, comunque la manifesti anche eventualmente in sede di esercizio provvisorio, allora trasforma la sua dichiarazione, finisce per trasformare i crediti concorsuali in crediti prededucibili. E qui quale situazione siamo? Evidentemente la situazione dovrebbe essere quella molto più simile a quella dell'articolo 104. Quindi bisognerebbe applicando lo stesso principio enunciato dalla Corte di Cassazione, dovremmo ritenere che trattandosi di contratti di durata, i crediti sorti successivamente sono prededucibili. I crediti invece, sempre derivanti dallo stesso tipo di contratto, ma sorti prima della domanda, sono concorsuali. In realtà occorrerebbe tener conto anche di altri elementi. Occorrerebbe, per esempio, tener conto della frazionabilità o della unitarietà del sinallagma funzionale. Se si tratta di vendita, consegne e ripartite, e quindi se non è frazionabile il rapporto, il credito dovrebbe essere prededucibile sempre, quello anteriore e quello posteriore. Invece se si tratta per esempio somministrazione, e il caso delle somministrazioni è quello più frequente, allora essendoci una frazionabilità, come dire, del sinallagma funzionale tra delle varie, come dire, frazioni che compongono appunto delle varie parti che compongono appunto il contratto, per cui a ogni prestazione corrisponde in realtà, come dire, un prezzo, a ogni prestazione successiva un prezzo, eccetera. Ecco, in questo senso i crediti sorti per prestazioni anteriori dovrebbero essere concorsuali e i crediti successivi però dovrebbero essere prededucibili, naturalmente, in caso di continuazione del contratto. Ora,
I miei dubbi sono in qualche modo, forse il legislatore me li ha risolti, introducendo quella regola che noi troviamo piuttosto singolare e assolutamente lesiva nel principio della par condicio creditorum, che noi troviamo nel quarto comma dell'articolo 182 quinques, laddove appunto si dice che il debitore concordatario può chiedere al tribunale di essere autorizzato, parliamo proprio del concordato preventivo con continuità aziendale, e anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, quindi anche nel caso di concordato con riserva, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, previa l'attestazione e quant'altro, ma non ci interessa in questo momento. Ora, questa norma mi sembra chiara, perché, voglio dire, molto spesso questi contratti di durata sono contratti essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa. E pensiamo alle forniture di energia, di gas, di acqua. Ci sono aziende che, se vengono chiusi, mi è capitato anche professionalmente di vedere ipotesi di questo tipo, che non accende più. Ah, il professor Bonfatti che mi stacca la spina. Elena che ci stacca la spina. Ecco. Che aveva messo subito, siccome non erano state pagate delle forniture precedenti, aveva messo i sigilli ai contatori, no? e senza la possibilità di utilizzare quelle fonti di energia, sarebbe andato perduto, tutte le scorte che erano in lavorazione sarebbero andate perdute, è un'azienda alimentare, tanto per intenderci, ecco, sarebbero andate completamente perdute, i macchinari si sarebbero fermati e a quel punto di continuità aziendale non si sarebbe più potuto parlare. Come fare? Ma voi immaginate, il debitore presenta domanda di concordato con riserva, va bene? E ha questa emergenza quasi subito, il giorno dopo, due giorni dopo, nella stessa settimana, un'emergenza assoluta. Sì, deve chiedere l'autorizzazione al tribunale, ma prima di chiedere l'autorizzazione al tribunale deve procurarsi l'attestazione del professionista qualificato, il quale attesti che sono essenziali per la prosecuzione dell'attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. E come fa l'attestatore a dare questa attestazione se ancora il piano non è stato presentato e il tutto, come dire, va a ramengo, si usa dire così, ecco, va a ramengo nell'arco di pochi giorni, a volte anche nell'arco di poche ore. Questo è un problema. Questo sì è un problema concreto che il legislatore dovrebbe prendere in seria considerazione. Perché proprio, cioè, qui ne va della sopravvivenza della continuità aziendale, e se la continuità aziendale non sopravvive più, il danno è sicuro, ma non solo per il debitore, è per tutti coloro che ruotano attorno all'azienda, per i fornitori dell'azienda, gli artigiani che ruotano attorno all'azienda, il personale dipendente, le famiglie del personale dipendente. Direi che i riflessi, i lavoratori. Comunque è un problema che rischia di essere veramente grave, proprio con riferimento alle forniture e soprattutto alle somministrazioni di fonti di energia. Ora ritorno a quello di cui stavo parlando prima, cioè ho dato non legge l'articolo 74. Sì, è vero. Se legge l'articolo 74 non è più grave. È vero, non è più grave, però la Cassazione ci ha dato questo. Ora, questo è da dire ai signori giudici, però. I signori giudici della Cassazione. Si chiama disobbedienza civile. Della Cassazione, ecco, i signori giudici della Cassazione. Ecco. Ma c'è un secondo motivo di irrazionalità della tesi più radicale, quella per la quale l'istanza di scioglimento potrebbe essere formulata solo con il ricorso introduttivo e solo se la domanda è quella ordinaria e non quella con riserva. Ed è il secondo motivo, è che, se ci pensate bene, se lo scioglimento del contratto, di questo o quel contratto, è strategico ai fini della fattibilità della proposta e del piano, ma se poi la progettazione della proposta e del piano e la relativa attestazione che il professionista deve rendere devono
precedere l'istanza di autorizzazione e la decisione del Tribunale, avremmo due conseguenze certe. La prima è la pratica impossibilità di determinare il credito dell'altro contraente per l'indennizzo equivalente al risarcimento del danno e di inserirlo nell'elenco dei creditori. Come facciamo a inserire, prima della presentazione della domanda, nell'elenco dei creditori un credito che non possiamo conoscere perché dipende dal fatto che il Tribunale accordi o non accordi, conceda o non conceda l'autorizzazione? E oggi il dottor Bersani ci ha un po' spaventato dicendo che se per caso ci dimentichiamo di 100 euro su 100.000, su 100.000 euro, ecco che c'è già la falsità, quindi l'elemento oggettivo del reato, no? È già la falsità dell'articolo 236 bis. Benissimo. Ma c'è una seconda conclusione, una seconda conseguenza, ed è l'eventuale diniego di autorizzazione. Perché l'eventuale diniego di autorizzazione, di scioglimento di un contratto ritenuto strategico ai fini della fattibilità del piano, comporterebbe una sola conseguenza possibile, cioè l'inammissibilità del piano, la non realizzabilità del piano, l'inammissibilità del concordato preventivo. E allora forse è meglio ritenere che la progettazione definitiva e l'attestazione del professionista qualificato debbano seguire la decisione del Tribunale sul punto, quindi che prima si debba sapere se il contratto si è autorizzato o non è autorizzato allo scioglimento, dopo sulla base di questo si progetterà il piano definitivo. Ecco, e quando questo può essere fatto? Evidentemente può essere fatto meglio precisamente con la domanda di concordato in bianco, quindi non potrei fare altro che, quando uno ha questa esigenza di sciogliere un contratto per la realizzabilità di un piano che intende progettare, è bene che presenti la domanda di concordato con riserva e non subito, che non si butti subito con la domanda di concordato, domanda ordinaria di concordato, senza sapere se il Tribunale poi cosa farà il Tribunale, perché il Tribunale potrebbe anche, ripeto, non autorizzare con le conseguenze che abbiamo visto. Ora, guardo l'orario perché non vorrei esagerare. Se 5 neanche troppi. Sì, poi dopo il problema sono le tue domande, non è 5-10 minuti senz'altro, ma poi tu poni delle domande che richiedono un'analisi molto complessa, come per il leasing. Se per un verso è vero che in caso di domanda con riserva priva di qualunque indicazione, seppur approssimativa, di ciò che il debitore intende fare, al Tribunale non sarebbe possibile né valutare quella richiesta né motivare a sua volta l'eventuale provvedimento di autorizzazione, destinato evidentemente ad incidere in vario modo nella sfera giuridica del contraente in bonis, tanto più che il debitore potrebbe anche decidere poi di abbandonare la soluzione concordataria per abbracciare quella dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo, appunto, 182 bis della legge fallimentare. E qui naturalmente si porrebbe poi un problema ulteriore che non può essere certo, penso, affrontato in questa sede, e cioè che ne è, nel caso di accordo di ristrutturazione, degli effetti prodotti nel cosiddetto preconcordato o concordato con riserva. Questo è un altro bel problema, devo dire, un problemone, ecco. Poi c'è anche il risvolto, che ne è degli effetti invece prodotti dal preaccordo di ristrutturazione nel caso che poi venga presentata domanda di concordato, questa volta non con riserva, ma giustamente si dice in quel caso lì deve essere presentata la domanda ordinaria di concordato. Ma dico, se per un verso è vero che il debitore non può esonerarsi dal dare qualche indicazione di ciò che intende fare per consentire al Tribunale di valutare, altrimenti diventa tutto impossibile, per un altro verso però non si può escludere, come dicevo prima, non si può escludere a priori l'ipotesi che il debitore motivi adeguatamente la sua richiesta facendo una sia pur sommaria disclosure delle proprie intenzioni e avviando la progettazione del piano su un terreno di concretezza, con indicazione dei caratteri di massima, almeno di massima, del concordato preventivo che intende proporre. Ecco, bene che si sappia se intende proporre un concordato, poi concessione dei beni, che è uno dei casi di continuità aziendale, discutibile quanto si vuole, ma però è il legislatore stesso che lo ha previsto. Ora, è chiaro che qui, proprio a causa della continuità aziendale
è data al debitore, come qualcuno ha sostenuto anche qui recentemente, un vostro collega, la possibilità è data al debitore la possibilità di un'alterazione distorsiva delle regole concorrenziali e di lucrare un improprio vantaggio competitivo dalla contaminazione della regola economica. È vero, è chiaro che diciamo nel mercato, se un imprenditore ha la possibilità di sciogliere i contratti sfavorevoli e portare avanti quelli favorevoli, naturalmente finisce per danneggiare, per violare i principi concorrenziali e naturalmente finisce per... Ma questa è una scelta. Dobbiamo renderci conto, noi ci poniamo tanti interrogativi, ma però ci sono, interrogativi che hanno una sola motivazione, una scelta precisa del legislatore, e non solo presente, ma anche passato, una scelta precisa del legislatore, in questo caso, di risolvere il conflitto fra i creditori concorsuali e il contraente in bonis o i contraenti in bonis in favore dei creditori concorsuali. Non è l'unico caso, ne sono tanti altri in cui il conflitto è stato risolto a favore dei creditori e contro il povero contraente in bonis. Perché scandalizzarsi? Perché scandalizzarsi? È la stessa cosa poi nell'esercizio provvisorio, voglio dire, se a un certo punto il curatore decide di sciogliersi, quell'impresa è ancora sul mercato, il curatore decide di sciogliersi da contratti che non gli piacciono, anche qui non c'è erosione della concorrenza, eppure nessuno ha mai criticato questa possibilità. Ma se andiamo a prendere anche le opere più risalenti nel tempo, non è un problema che abbia sconvolto più di tanto, non capisco perché debba sconvolgere oggi questo profilo. E d'altra parte, proprio in questa direzione, cioè di risolvere il conflitto a favore dei creditori piuttosto che dei contraenti in bonus, mi sembra che a questa conclusione conducano anche i recenti richiami al requisito della migliore soddisfazione dei creditori, che troviamo nel primo e nel quarto comma dell'articolo 182 quinquies, finanziamenti e pagamento di creditori per beni e servizi essenziali, e nel secondo comma, lettera B, dell'articolo 186 bis, dove si fa riferimento a ciò che deve contenere il piano, l'attestazione e quindi il piano. Che, un requisito, questo della migliore soddisfazione dei creditori, piuttosto significativo. Ecco, ma che qualcuno in dottrina, e naturalmente non entro qui nel merito di ciò che è stato sostenuto, qualcuno in dottrina ha voluto elevare addirittura a clausola generale estendibile anche ad altre ipotesi, fra cui appunto i rapporti pendenti. Naturalmente, e concludo, naturalmente vi sono anche altri problemi. Ecco, io ho cercato di delineare solo il quadro generale, non sono entrato nella valutazione di rapporti specifici. Ecco. Per esempio, se il Tribunale, prima di decidere, debba ascoltare in contraddittorio il contraente in bonis. Questa scelta non è obbligatoria, la legge non lo prevede, però direi che è auspicabile, se non altro per ponderare la determinazione dell'indennizzo o incominciare a parlare della determinazione dell'indennizzo equivalente che poi in caso di scioglimento il contraente in bonis ha diritto, in caso di sospensione anche, e in caso di scioglimento il contraente in bonis poi ha diritto di percepire come tale poi di essere inserito fra i creditori concorsuali, però, perché pur nascendo il credito, questa è un'altra singolarità della norma su cui non ho potuto naturalmente dire nulla per semplice mancanza di tempo. Questa norma così singolare mi meriterebbe ben altro commento da parte mia. Poi, altro problema, se il provvedimento del Tribunale sia reclamabile o non sia reclamabile, sensi dell'articolo 26, c'è chi l'ha sostenuto, però... È possibile, se si considera l'articolo 26 come la norma di carattere generale che vale anche se non è espressamente richiamata, però nel caso del concordato preventivo, l'articolo 26 è richiamato dall'articolo 164, cioè è solo con riferimento ai decreti del giudice delegato. I decreti del giudice delegato, dice la norma, sono reclamabili ai sensi dell'articolo 26, ma non si parla dei decreti del Tribunale. Questi decreti del Tribunale allora sono reclamabili ai sensi dell'articolo 26 o non sono reclamabili? Allora, se non sono reclamabili, quindi è irreversibile, cioè non c'è nessuna possibilità di un controllo successivo. Ma c'è un quesito ancora più serio, qui devo dire veramente più serio, che meriterebbe anche qui ben altro approfondimento e che
come dire, si collega un po' a quello, agli interventi che hanno fatto i relatori che mi hanno preceduto. In qual modo l'articolo 169 bis debba essere coordinato con gli articoli 168 e 169, soprattutto con riferimento a taluni contratti bancari, quindi finanziamenti, anticipazioni, sconti, eccetera, compreso il contratto di conto corrente. Ecco, questo è un tema ancora più complesso, perché non basta l'articolo 169 bis, non basta l'articolo 186 bis, ma non dimentichiamoci che la domanda di concordato produce effetti sia rispetto ai creditori concorsuali, sia rispetto ai terzi, rispetto ai creditori concorsuali, in particolare attraverso una liquidazione, la cosiddetta liquidazione del passivo, cioè l'applicazione di tutte le norme della sezione relativa agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici in corso, e nei confronti dei terzi con riferimento al richiamo all'articolo 45 della legge fallimentare di cui ho parlato prima, che è una norma, per la verità, che non è inserita fra quelle del fallimento per i creditori, ma inserita fra quelle del fallimento per il fallito, per il debitore stesso, perché viene dopo l'articolo 42, dopo l'articolo 43, dopo l'articolo 44, che sono le norme che stabiliscono, che fissano il principio dello spossessamento fallimentare. Ma sono tutte legate. L'articolo 45 è una norma che, amplia la portata e definisce meglio la portata dello spossessamento fallimentare, e quella norma è riportata pari pari anche per il concordato preventivo. Quindi, che lo si voglia o non lo si voglia, anche il concordato preventivo genera, se vogliamo dire così, una sorta di spossessamento, spossessamento che sarà attenuato, come diceva in passato Renzo Provinciali, ma pur sempre spossessamento, e di questo occorre tener conto anche quando si cercano soluzioni ai problemi relativi ai rapporti giuridici pendenti. Grazie. Bene, molte grazie. Beh, non ci ha detto ancora la sua opinione sul leasing, no. Però ci ha detto molte altre cose. Fra queste una sola, alla quale faccio un'integrazione. Non solo è vero che in realtà non tutti i concordati con riserva sono in bianco, perché c'è qualche concordato con riserva che fa perlomeno intuire o forse programma quella che sarà la domanda definitiva. Ma forse, oltre che, a trasparenza, serietà, probità, battezzare il concordato con riserva serve proprio per consentire l'applicazione di talune norme piuttosto che altre. Perché se talune sono applicabili soltanto al concordato con continuità aziendale, e lo sono anche nella fase della riserva, sarà ben meglio che uno affermi e dimostri che il suo concordato sarà, e per l'intanto è, un concordato in continuità aziendale. Altrimenti poi come fa a reclamare l'applicabilità di norme che non si applicherebbero se poi questo concordato sarebbe stato e sarebbe nell'attualità un concordato liquidativo? Quindi da una parte ragioni di trasparenza, dall'altra ragioni di convenienza possono suggerire che il concordato sia bensì con riserva, ma non proprio in bianco. Prego. Io aggiungo, condivido assolutamente quello che hai detto, ma io francamente ho fatto fatica a capire quali ragioni vere stavano dietro alla battaglia che ha fatto Confindustria e che ha fatto anche l'ABI, che ha fatto Confindustria per ottenere svilendo, se vogliamo dire così, la praticabilità, l'utilizzabilità del concordato preventivo con riserva. Ma il concordato preventivo con riserva ha comunque, che il debitore ne voglia abusare o non ne voglia abusare, produce immediatamente degli effetti importantissimi, degli effetti che vanno a vantaggio e a difesa del ceto creditorio, di tutto il ceto creditorio. Se poi le banche si lamentano perché magari vogliono delle preteduzioni anche per quello, benissimo, questo si può anche rivedere, questo per i finanziamenti prima, i finanziamenti ponte intendo dire, no? Abbiamo sentito questa mattina, in effetti lì c'è un fondamento, una ragione ci può essere, perché finanziamento ponte tu la eroghi se sai che è prededucibile, ma se devi aspettare il provvedimento del tribunale che potrebbe anche non considerarlo prededucibile, il finanziamento non lo fai, quindi questo era ovvio. Io non capisco anzi come il legislatore abbia potuto inventarsi questa cosa senza prospettarsi che quello che sarebbe poi accaduto in concreto.
Cioè, questo è il modo come vengono fatte le leggi oggi, evidentemente, cioè senza ragionare un po' sulle possibili conseguenze. Ecco. Però è certo che la domanda di concordato produce degli effetti importantissimi. Cioè, la concorsualità nasce lì, perché quello che accade dopo o è legittimo o illegittimo. Se è illegittimo non ha alcun valore, è inefficace oppure anche nullo eventualmente. Cioè, sono queste due teorie per la fase di preconcordato. Concordato, diciamo, tra la domanda e poi la decisione del tribunale. Però lì c'è che il debitore può solo compiere gli atti di ordinaria amministrazione, non può compiere atti di straordinaria amministrazione e neanche il tribunale può autorizzare tutti gli atti di straordinaria amministrazione, perché può autorizzare solo quelli urgenti, gli altri non li può autorizzare neanche il tribunale. Beh, poi c'è anche adesso, va benissimo, prima voglio dire, i tribunali nominavano molto spesso un loro ausiliario perché controllasse i rapportini periodici, eccetera. Benissimo, adesso c'è addirittura il commissario giudiziale e quindi il problema è risolto. Perché si vuole ancora, come dire, contestare il concordato preventivo con riserva, che invece, secondo me, è un strumento estremamente utile, anche perché se poi il debitore, vabbè, dice ne abusa, ma intanto si assoggetta, come dire, al controllo del tribunale. E il tribunale potrà verificare a quel punto, come dire, se, oltretutto, oggi potrà anche ridurre eventualmente il termine concesso inizialmente. C'è un organo che nel frattempo ha la possibilità di incominciare a entrare dentro l'azienda e cercare di capire qualcosa dell'azienda, non viene buttato lì all'improvviso. Il commissario giudiziale, da quel momento in poi, è lui stesso partecipe di tutto quello che il debitore intende progettare. Quindi una situazione, a mio avviso, estremamente favorevole per il ceto creditorio ed è tutto ottimale anche per la correttezza dei rapporti. Ecco, ma poi i problemi sono altri in realtà, i problemi che il legislatore non ha risolto in realtà sono altri. Qual è la funzione del concordato? Che cosa prevale? Prevale il salvataggio dell'impresa o prevale la migliore soddisfazione dei creditori? Perché siamo, è un divago, c'è qualche disposizione a favore della continuità aziendale, poi c'è qualche altra disposizione a favore della soddisfazione dei creditori e andiamo avanti così dal 2005 più o meno. Ecco. Il problema della fattibilità, non fattibilità, poi dopo il controllo nel merito rientra sotto altri profili, per esempio ai fini delle autorizzazioni nel preconcordato e non parliamo poi della convenienza, del giudizio di convenienza eventualmente in caso di opposizione. E poi c'è l'altro grande problema che il legislatore continua a non voler risolvere, cioè come tracciare la linea di confine, sono 8 anni che ne stiamo discutendo, come tracciare la linea e dove tracciare la linea di confine fra l'autonomia contrattuale, l'autonomia privata e il controllo giurisdizionale. Non c'è ancora una parola chiara, non c'è ancora, cioè ci sono norme che possono essere interpretate in un modo o nell'altro, quindi è come se insomma, uno sta sulla linea di confine, si può spostare da una parte all'altra, non c'è di fatto un... e quindi questo... Più che norme che dicono una cosa e norme che dicono l'altra, sono norme che dicono una cosa e giudici che dicono un'altra. Perché ci sono delle norme che sono talmente chiare, lo dicevamo mi pare al convegno dell'altro anno, quando si attendeva la sentenza della Cassazione sulla fattibilità o non fattibilità, c'è una norma che dice che se le condizioni di fattibilità cambiano o vengono meno, l'unica conseguenza è che i creditori possono cambiare il voto e si capisce che quindi interessa a loro la fattibilità, non ai giudici. È vero. Però, le norme dicono così. È vero, però io come dire, sono stato più cauto perché questo tavolo siamo in minoranza.